Ecco il nuovo cuore Napoli Basket, il club che proverà a restituire la pallacanestro di vertice alla città dopo tante esperienze negative. La squadra e la società che parteciperanno al campionato di Serie B sono state presentate stamattina nella sala giunta con l'assessore allo sport Ciro Borriello a fare da padrone di casa. Il basket è una realtà consolidata di questa città perché le attività non si sono mai interrotte, fortunatamente abbiamo settori giovanili che funzionano benissimo, squadre minori che vanno alla grande. Mancava questo tassello che probabilmente oggi arriverà. Presentiamo questa nuova esperienza di basket, siamo fiduciosi, ma soprattutto siamo curiosi di metterci alla prova e cimentarci anche in un campionato un po' più complesso. Stiamo mettendo in campo per il Pallabarbuto un'esperienza insomma condivisa, stiamo cercando di adeguarci, lo faremo, abbiamo pronte delle delibere con piccoli impegni di spesa che permettono quindi la piena e totale agibilità dell'impianto. Il progetto nasce dalla volontà e dalla passione del presidente Ciro Ruggero, che ha trasferito il suo Cilento Basket da Agropoli a Napoli. Sì, ritorna, diciamo, io, il grande basket c'è stato a Napoli. Io spero di poter riportare il grande basket a Napoli. Ovviamente oggi ritorna il grande cuore del basket, un movimento voluto, cuore Napoli Basket, che deve stare all'inizio per creare e costruire e ritornare al grande basket napoletano. Presenti, oltre al consigliere Vernetti, anche tre vecchie glorie del Napoli Basket che fanno parte dello staff dirigenziale, dal direttore sportivo Pino Corvo al responsabile del settore giovanile Giovanni Dalla Libera al general manager Massimo Sbaragli. Non vedo perché non dovrebbe andare bene quest'annata, insomma, iniziamo col sorriso, i ragazzi stanno giocando bene, hanno creato un bel gruppo, le premesse per divertirsi, poi salire, cioè fare una buona stagione ci sono. Sappiamo che si può migliorare sempre, qualche tassello andrebbe aggiunto per migliorare le rotazioni, ecco. Però voglio dire, penso sia iniziata nel migliore dei modi, perché come dicevo, con l'agibilità del Pallabarbuto e con l'aiuto della Giunta, la federazione ci è stata vicina nonostante tutto quello che è successo negli altri anni, forse proprio perché ha capito che è un progetto differente. Durante la conferenza stampa è stato ricordato Paolo Presti Simone, scomparso pochi giorni fa, prima giocatore della Partenope e poi giornalista che ha raccontato per tanti anni le vicende del basket napoletano.